Partita veramente difficile anche da commentare, soprattutto per come è andata a finire per i tuoi ragazzi. Forse nel primo tempo hanno dato tutto, magari un po' questo caldo, un po' l'emozione li ha traditi. Sì, hai detto tutto tu, perché purtroppo è successo quello che hai detto, nel senso un primo tempo in cui abbiamo giocato la palla e abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari contro un'altra squadra che comunque era molto organizzata. E siamo stati, può essere stato un po' il caldo nel secondo tempo, la stanchezza, i cambi. Certo, purtroppo è difficile commentare una partita che in un tempo è stata solo da una parte e l'altro tempo solo dall'altra. E merito a loro che sono, ti ripeto, un'ottima squadra e alla fine sono passati loro. Però voglio spendere due parole pure per tutti i ragazzi miei che è tutto un anno che si allenano, hanno fatto anche proprio ieri un altro allenamento in vista di questa partita, l'hanno preparata bene, l'avevamo preparata bene e penso si sia visto nel primo tempo. Poi non saprei dire per quale motivo, certo dovrei saperlo io in quanto allenatore, però in questo momento la confusione e la delusione è tanta, quindi però ripeto, complimenti a loro che hanno fatto una grande partita e complimenti anche ai nostri che nonostante essere stati recuperati abbiamo fatto comunque anche noi una grande partita. Assolutamente complimenti, mister. Forse in questa fase, però, per questi ragazzi molto giovani, una sconfitta può insegnare veramente molto e magari si ripartirà la prossima stagione proprio da questo punto. Sì, purtroppo non siamo stati molto fortunati quest'anno, sia con le finali per i playoff dell'Elite che sono stati quelli di oggi, sia con le finali regionali. In quel caso siamo usciti a partita finale, stavamo in vantaggio e ci hanno ripreso una punizione all'ultimo. Oggi da una partita nel primo tempo in vantaggio, l'altra volta abbiamo commesso degli errori che oggi fortunatamente non abbiamo commesso, oggi purtroppo ne abbiamo commessi degli altri. Sicuramente sono giovani e ci tengo a precisare che noi siamo arrivati a fare sia le finali sia i playoff con una squadra composta per la maggior parte da ragazzi del 2002 che dovrebbe, molto bravi ma che dovrebbero fare ancora gli esordienti, quindi questo è comunque un premio a loro e a tutta la società. E sicuramente gli errori commessi dovremmo fare tesoro degli errori commessi e non ripetere più in futuro.